Progetto è una frame, come appunto si chiama in realtà, Una e cornice. una cornice che quindi sta in piedi. Non so se No, non vede. c'è il del. Sì, Eccoci, ok, si vede. perfetto. Lei è in piedi. Ho utilizzato una nuova tecnica, nel senso che questo piedistallino, come si chiama? Lo Sì. possiamo chiamare così, è una nuova sperimentazione. E lui si apre, io poi ve lo rigiro perché sennò si vede poco. Sì, quindi diciamo che è una frame con aspirazioni da mini album, così Esatto, l'abbiamo da chiamata. grande vuole diventare un mini album, quindi si può tenere aperta, si può chiudere. Io ho messo in realtà solo queste foto che tra l'altro sono della Fiera di Roma dello scorso anno, ma anche qui abbiamo scritto appunto che contiene fino a 15 foto perché qui si può Sono riempire di foto, tutte queste taghine possono diventare tutte piccole foto. E c'è un'ulteriore taschina che è questa nascosta qui dietro, che è lei. Quindi è un mini album dove vedremo, sì, un mini album, una frame, dove vedremo una serie di tecniche, tra cui anche un inizio di cartonaggia e dove impareremo anche a giocare con le carte e con i vari colori. E poi, tra l'altro, questa collezione ce lo strapermette, non... assolutamente vero. E tra l'altro lo facciamo in un giorno speciale perché oggi è lo Scrapbooking Day. Quindi siamo molto contente che sia capitato Proprio in oggi. questa occasione, Siamo molto esattamente, contente. e anzi approfittiamo anche per ricordare che proprio in occasione dello Scrap Day c'è uno sconto del 20% su tutto il sito per tutti gli acquisti fatti quest'oggi. Sia online che in Sia presenza, online che in se ci presenza, volete quindi venire a sì, trovare nel esattamente, se nel pomeriggio. pomeriggio volete venirci a trovare, noi siamo qui, in realtà con orario continuato. Si parte. Partiamo, vai. Perfetto, Laura, vi dico solo se spegniamo l'altra camera, Sì. non quella delle mani, ma l'altra, e così Leggo diciamo magari ancora più definito. Già si vede bene, però così io. è al top. Quindi se riuscite a Sì, sfuggire, chiudila, chiudila. ecco, ci vediamo dopo noi. Perfetto. Bene. Dopo. Allora, partiamo. Io voglio partire perché ai corsi mi piace partire dalla dispensa e seguire passo passo con voi. Quindi tagliamo due pezzi dal cartonlegno che in realtà è molto fino, quindi è da 0,75. Abbiamo usato quello di Tommy che lo fa così leggero, mi sembra. E ci andiamo a tagliare due pezzi di 14 per 20 e mezzo. Quindi vado a niente, va e rompo. Allora, per chi non mi conosce, sappiate che potrebbe succedere che sentirete dei tombi a un certo punto. Ma tutto sotto controllo, nel senso che io faccio cadere cose a ripetizione. Quindi 20 e mezzo. Per 14. Tra l'altro, per chi non ci segue, noi siamo anche molto attive su Instagram e su Facebook, con un sacco di dirette, di iniziative. E soprattutto tanti tanti progetti gratuiti disponibili per tutti. Esatto. E andiamo direttamente anche con il cartoncino di recupero Il che vi 300 abbiamo, grammi. esatto, che vi abbiamo scritto che è 300 grammi e lo andiamo a tagliare a 13x19. Qualsiasi domanda, fatecela senza problemi, che siamo qui. Cioè, in realtà Laura è qui, io parlo, ma in realtà lo farà lei. Vi leggo io. Eccolo Ok. qua. Perfetto. Allora, tutto fatto, via. Allora, una cosa di questo progetto che mi piace molto è che è molto versatile. Ecco perché chi ha acquistato il kit ha visto tantissime alternative. Questo è la prima, diciamo, l'originale, quello da cui, quello che avete visto anche nelle varie locandine. Noi useremo la stessa collezione, ma ho cambiato totalmente la gamma di colori. E poi vi volevamo far vedere una delle collezioni che abbiamo usato anche nella versione grande, la mamma, nella versione più grande, che è completamente un altro stile. Quindi per farvi vedere la Quanto sì, versatilità esatto, del. potete realizzarlo nello stile che più vi piace, se siete più romantiche potete utilizzare anche delle carte vintage, veramente viene molto molto carino con qualsiasi tipo di patterned. Vi stupiremo con effetti speciali con il giallo. Abbiamo deciso.
Osiamo, Osiamo con il giallo. Quindi mi vado, per chi non l'ha mai fatto, mi vado a togliere 1,5 cm, un paio di centimetri tutto intorno al nostro rettangolo. Io lo faccio con questa fantastica riga. allora, Francesca Giurlani ci dice che ha provato a richiedere il kit ma non ha avuto risposta. Io non ho tue mail, Francesca, e non ho nemmeno alcun ordine sul sito. Contattiamoci in caso dopo in privato e cerchiamo di capire dove è nato il problema. Allora, ripetiamo le misure. Se dai la Sì, dispensa dal mio lato, le aiuto a riparare anch'io. esatto. Vai. Allora, dal carton legno 0,75 andiamo a tagliare due pezzi 14 centimetri per 20,5. Mentre dal cartoncino 300 grammi andiamo a tagliare un solo rettangolo 13 per 19 centimetri. Allora, io intanto mi incollo il mio cartonlegno. Benvenino, benvenino, carino. Niente, io coniero a nuovi termini, solo per voi. Allora, Allora, hai usato un velo di nuvo? un velo di nuvo, sì, Perfetto. che è una cosa migliore per i nostri progetti, anche perché è molto rapida, cioè molto rapida, ci lascia un pochino di tempo, ma attacca subito. La vado ad incollare e andiamo a tagliarci, mi avvicino un pochino, vediamo fino a quanto. Ok, allora mi vado a tagliare, ma vedete che gli ho lasciato questi 2-3 mm? Si vede benissimo, meno male, perché ci serviranno per non far vedere l'angolo. Perché in realtà dobbiamo rivestire anche lui. Aspettate, per esempio, qua me ne è rimasto troppo e lo vado a rifilare un pochino perché invece troppo ci crea altri problemi. Però una volta che si prende la mano, vi assicuro che va automatico. Vado a cordonare e piego da una prima piegata. Io sto usando una pieghetta, se non, se dite che aggeggio strano è una pieghetta in Teflon che l'abbiamo da quant'è ormai? Un annetto che la usiamo ed è una meraviglia perché ha una serie di proprietà diverse dalla pieghetta, quella normale che conosciamo. Esattamente, Una di essendo in queste. Teflon non lascia traccia sulla carta, quindi evita quel Quello fastidioso luccico. lucido che si può creare soprattutto sui cartoncini tinta unita quando andiamo a schiacciare per le cordonature. E infatti Laura mi ha preceduto perché vi stavo per dire, vedremo adesso la differenza, nel senso che io ora andrò a schiacciare e posso andare quante volte voglio perché lei non mi Il lascia alcuna cartoncino traccia. giallo è un 216 grammi. Sì, un È un Florence. Florence monocanvas. Vado a schiacciare gli angoletti. Con la pieghetta vado, se vedo difetto, deve essere sempre a 90 gradi ovviamente l'angolo, quindi la carta deve fare quello che diciamo noi, ecco perché servirsi di questo tipo di pieghetta è fantastico, perché io qua ci posso ripassare quante volte voglio finché non fa esattamente quello che dico io. Perché anche quando diciamo alle corsiste qui in negozio, dicono, non ci riesco, la carta ragazzi perde. C'è poco da. Deve. Sì, dobbiamo vincere noi. Dobbiamo vincere noi, deve fare quello Allora, che diciamo. la pieghetta è una pieghetta in Teflon. Ce ne sono diversi modelli che potete trovare sul sito, anche approfittando della promozione che c'è oggi del 20%, ed ha appunto la caratteristica, proprio perché è realizzata con questo materiale, di non segnare la carta. Ora vi faccio vedere una volta che finisco tutto questo lavoro, che comunque non ha lasciato nessun tipo di lucido, cosa che invece con l'altra è molto probabile, soprattutto in questa fase. E poi ragazzi, al tatto è una merda.
crea dipendenza. Sì, assolutamente. Molto molto comodo anche quando si fanno i rivestimenti utilizzando la parte piatta per far aderire bene la colla. La colla che eventualmente fuoriesce dal nostro cartoncino si toglie con estrema facilità dalla superficie della pieghetta. Ok, vedete che non ha lasciato alcun tipo di segno, cioè lui è venuto preciso. Andiamo a rivestirci Adesso abbiamo rivestito, sì, il primo cartone legno. questo qui. Ora io mi andrò a rivestire quest'altro, il retro, con lo stesso identico metodo, con una carta che assolutamente ancora non ho preso. Allora, sì, riconosciamo gli sconti alle socie ASI, basta segnalarsi al momento dell'ordine. Queste carte sono proprio una più bella dell'altra. Sì. Ok, mi stavo confondendo, ma tutto sotto controllo. Infatti ti ho vista silenziosa, ti No, sono. perché ho avuto un attimo che ho detto, ma io che devo rivestire? Tutto Bello a tutto, posto, no? ok? Ma io che devo rivestire? Non vi nego che siamo proprio molto molto felici di stare qui con voi questa mattina. Ok. Sara era molto emozionata. Ha Sì. E lo rivesto nello cantato stesso. tutta la mattina. Per Ragazzi. fortuna ha smesso prima dell'inizio della diretta. Non è detto che io non No, ricominci. anche no. Allora. Speriamo che Giorgia sia riuscita a risolvere i problemi di connessione. C'erano dei problemi? Sì, ma noi usciamo. Vedo anch'io dall'altro dispositivo. Oh, c'è anche Irene, ciao. Noi abbiamo Ciao! fatto, Laura, una prova anche da un altro dispositivo e si vede bene, quindi può essere che Sì, dipenda sì. dalle varie connessioni, quindi andate tranquille. Ok. Allora, Facciamo lo stesso facciamo lo discorso di stesso prima, lasciando discorso. i millimetri sull'angolo. Sì, io sto andando dritta perché è esattamente la stessa cosa di prima. Solo che questo andrà rivestito anche dietro perché ovviamente questo noi lo andremo a piegare, vedete? Quindi questo triangolone lo dovremmo rivestire. Vado prima un po' a piegare. Vedete, prima ho fatto già la professionale con la pieghetta, ora già mi sto. Laura, una ragazza si è persa e quindi chiede che cosa stiamo rivestendo, se potete fare un attimo un recap. Assolutamente sì. Allora, stiamo rivestendo i cartonlegni di base, quindi i due tagli che abbiamo fatto, 14 per 20,5 cm, che corrispondono alla parte blu davanti e al reggi cornice praticamente. Stiamo Eccolo qua. chiamando in tutti i modi. Sì. Avrà un nome proprio entro la fine. Gino, Alfredo, non lo so. E Comunque, siamo al secondo rivestimento. Il primo l'abbiamo rivestito in giallo. la cosa importante mentre si riveste, perché capito che magari qualcuno si è aggregato dopo, è lasciare i 2 mm quando vado a tagliare l'angolino e poi andare a schiacciare bene bene l'angolino, sempre dei famosi 2 mm. Allora, la diretta si potrà rivedere, tra circa un mese, se non ho capito Qualche male, tra qualche settimana. settimana, e se non riuscite a seguirla oggi, quindi non è un problema. La pieghetta è già andata esaurita, mannaggia, a Milano a novembre, sì. Ops, abbiamo spoilerato. Ottima risposta, Laura. Che Ottima risposta. ha detto? No, no, se c'eravamo a Milano. Ah, Ragazzi, ormai certo. siamo
Milano. Milano ci piace tanto. Poi c'è una cornetteria a Milano, ragazze. Mamma mia, l'ho provata anch'io perché ci avete portato le brioche. Penso sia il croissant più buono che abbia mai mangiato in vita. Quindi dovete venire perché la Key Art poi nello stand ha sempre qualche manicaretto. È vero, è Sì, questo è vero. vero. Non manca mai. Allora, Sara sta tagliando un Sì. attimo fuori campo perché ha la taglierina di lato, un pezzetto di cartoncino che è rimasto dal giallo di prima, per andare a rifinire il Il retro, la retro. parte visibile della cornice. Allora, io sono andata con l'avanzo del Florence, sono andata apposta così. Non mi riveste completamente, Ma ma in realtà è coperto. in realtà, come ho fatto qui, lo possiamo coprire con un abbellimento. Preferisco sempre ottimizzare tutto quello che ho piuttosto che aprirmi un altro cartoncino per questa cosa, anche perché diciamo che, come dico sempre anche alle nostre corsiste che vediamo, molte cose anche sul retro è per noi, nel senso io lo so che noi creative, se non è tutto perfetto, poi, Esatto. però con un abbellimento è tutto risolvibilissimo. E poi ci sta anche bene lì dietro un abbellimento nascosto. Allora, sì, Italia, il primo l'abbiamo rivestito totalmente con il cartoncino monocanvas, E tanto ora li il rivediamo tutti secondo lo tanto. abbiamo rivestito da un lato con la carta patterned e dall'altro con un pezzetto del cartoncino di Ok? recupero. Eccolo qua. Perché lui andrà qui dietro, in questo modo qui. Qui Ok, sì. dietro. Scusate che sto facendo un po' così perché abbiamo stranamente, diverso dal solito, che il cellulare è a Torino più o meno. Chi ci ascolta da Molto Torino può d'alta. vedere il nostro cellulare. Allora, questo qua. Adesso prendo il cartoncino di recupero da 300 grammi o per esempio questo era uno dei pad, no, dei retro, insomma, Sì. idee di Sì, diamo suggerimenti su come si può trovare un 300 grammi, anche le scatole volendo esatto. della pasta. Tanto va tutto ricoperto, non se ne vede nulla, quindi. Che è quello 13x19. Qui faccio una cosa diversa. Me lo vado. E se la chiamata è in diretta, c'è. Sì, perché provano il negozio, provano tutto. Leviamo il volume anche da qua. Me lo vado a tagliare. Di diverso da prima è che non ho incollato prima. Ora vi svelo il motivo e vi dirò che non lo incolleremo. Perché a noi una cosa cicciottosa ci piace sempre. Assolutamente. Sara sta usando un righello a T per lasciare più o meno lo stesso bordo Un intorno a quarto e tutto il quarto. carton legno, quindi senza bisogno di attrezzi strani si può tranquillamente fare in questo modo. E mi vado anche qui, o me lo tengo con la mano, oppure con un pezzettino di washi tape, nastrocarta, quello che avete a portata. Aspettate, ci sto Lo teniamo leggendo. fermo. Lo possiamo tenere fermo in questo modino. Modino. Perché questo non lo sto incollando. Poi lo potete incollare, non è che sbagliate se lo incollate. Però vi facciamo vedere che non andando ad applicare colla rimane molto più cicciotto, quindi Esatto. fa un po' l'effetto come se fosse imbottito, che è una cosa che a noi piace. Allora, questo lo posso anche lasciare in realtà. Adesso mi vado anche qui. Sì, perché se usiamo il wash è molto sottile, quindi non dà nessun fastidio sotto al rivestimento. Esatto, mi vado a piegare tutto ancora una volta e cerco la Nuvo. La conoscete la Nuvo? Immagino che qualcuna la usi già. Immagino. Soprattutto da Milano. Da Milano poi, dopo l'ultima esperienza, abbiamo distribuito Nuvo. Per le ragazze che continuano a chiedere della pieghetta, potete attivare l'alert sul sito, quindi andando sulla pieghetta che vi interessa,
c'è un spazio riservato per inserire la vostra email e in quel caso il sito vi avvertirà in automatico non appena torna disponibile. Ok. Andiamo anche qui. Allora, non è incollato lui, ma noi intorno ci comportiamo esattamente come ci siamo comportati per rivestire questo. Quindi vado a piegare tutti i lati. Ecco. Vado a schiacciare gli angoli. Sì, è una grande colla, probabilmente in questo momento una delle migliori in assoluto, perché è sì di tipo vinilico, ma diventa completamente trasparente una volta asciutta, è opaca a differenza di tantissime altre Colla. colle del genere, asciuga in fretta. Sì. Ha un'ottima presa, prende benissimo anche se la si utilizza sull'acetato. Grazie. Scusate, Laura mi E stava. sì, è Oh, come sta dicendo Giuseppina, in effetti noi ce l'abbiamo ad un prezzo stratosferico. Giusy! Buongiorno! Scusate. È che se leggo Giuseppina non me la colloco. Allora, abbiamo incollato. Vedete che questa cosa si vedrà man mano, nel senso soprattutto se tirate parecchio, perché piano piano si riempirà un po' d'aria e vi farà questo giochino qua. Ok, Sì, un po' si vede, ok. questo giochino qua, che è. Non ci dà fastidio nel dopo, ma è molto carino come effetto, nel senso perché una volta che apriamo la cornice non è proprio spiaccicato, ma un pochino più rialzato e a noi ci piace un sacco. Allora, prima cosa, vediamo se ci sta bene. Ah, vedi che brava, se ci Sì, sta bene. assolutamente sì. Allora, adesso dobbiamo lavorare su tutte le nostre taschine. Abbiamo ricoperto i tre, le nostre tre basi, Se due le vuoi tolgo. seguire Ah, seguo la dispensa, la sì. dispensa, come stai dicendo, adesso andiamo a fare la piega. Niente, perché io il progetto me lo penso sempre in modo diverso. L'ho fatta io la dispensa. Quindi andiamo a seguire la piega. La piega si può fare, vi voglio far vedere che la possiamo fare sia con una riga, sia se prendo la taglierina con il cordonatore. Allora, con la carta a fiori abbiamo rivestito il 300 grammi. Quello di dimensioni 13x19, mi sembra. Esattamente. Allora, faccio questa cosa qui. Ah, sono furba perché sulla dispensa ho messo prima tutte le cose un po' più critiche, giusto? Per poi abbellire. Adesso noi ce lo dobbiamo andare a piegare. Io ho cordonato di qua, lo vado a fare anche su quest'altro lato. Perché comunque non è un cartonlegno pesantissimo, ma è comunque pesantino per piegarlo, insomma. Perché abbiamo scelto questo? Nel senso che uno può dire potevi usare un 300 grammi, no? Perché ha più durata, comunque. Esatto. Ha molta più durata. Io sbaglio sempre i versi, ma giusto per farvi fare la stessa cosa. Ok. E ora piano piano, aiutandomi con la riga. Grazie, Irene. Irene ci dice che i nostri progetti sono sempre bellissimi, spiegati bene. Grazie! Mi è da piangere. E me lo vado. Guarda. Allora, la dispensa la puoi scaricare tranquillamente nella stessa sezione del sito di Abilmente dove hai fatto la registrazione. All'interno della scheda del nostro corso c'è il link per poterla scaricare, oppure la puoi scaricare anche dal sito nella Creative Box dove ci sono in vendita anche i kit. Mi sono fermata perché vi voglio proprio far vedere questa cosa. Gli sto dando più sicure, nel senso sono andata con il righello e ho bloccato, tirato sull'ala e con la taglierina, quindi viene a 90 gradi praticamente, me lo vado, vedete?
piegare ben bene. Questo qui poi lo incolleremo a questo e lo facciamo subito in un modo un po' particolare. Vado ad usare lo spessorato, non uso la colla perché gli voglio lasciare la taschina. Ogni tanto noi ci impicchiamo a fare le taschine, ma anche mi metto in prima fila. Cosa che in realtà con lo spessorato Via in ci automatico. possiamo facilitare la vita. Quindi Laura, questo. comunque, fate un attimo un breve recap di chi siete, perché in realtà tra questo pubblico il 70% non vi conosce ancora. Ecco, Oh, che bello! quindi introducetevi. Quindi sì, allora noi siamo Lucky Art Shop e siamo un negozio sia online che fisico a Monterotondo, Roma, specializzato nella vendita di prodotti per scrapbooking, card making e torte scenografiche. Spediamo in tutta Europa e ci trovate con il sito all'indirizzo www.luckyartshop.com. E su Instagram, Sì, su con lo Facebook. stesso nome ovviamente su tutti i social e come vi diceva Sara su Instagram e su Facebook offriamo anche gratuitamente tutorial con cadenza settimanale, quindi potete tranquillamente rifare i nostri progetti senza bisogno di iscrizioni, senza bisogno di acquisti. E poi se in realtà si sono perse tante cose e le vogliono trovare tutte insieme, su YouTube trovate tantissimi video caricati perché noi una volta finita la diretta abbiamo preso questa bellissima Abitudine. abitudine di pubblicare tutto sul nostro canale YouTube. Sì, così sono un pochino più facili da ricercare Esatto. anche. Allora, mi sono fermata, io ogni tanto mi blocco. Vai. Ho messo lo spessorato su tutta la diagonale e su tutta la lunghezza. Mi fermo perché dobbiamo capire cosa ci vogliamo mettere dentro. In questo caso io userò anche questa volta delle taghine, quindi mi prendo più o meno una misura e di quanto lo voglio far uscire fuori, ok? E mi vado a bloccare su un punto, anche perché se no diventa il pozzo. Ah, così Perché diamo se ci proprio più cambia. stabilità all'incollaggio e a tutta la Esatto. struttura, perché insomma vogliamo che questa cornice rimanga sul nostro mobile per tanto, tanto tempo. Esatto, infatti stavo dicendo perché per avere più stabilità in generale bisognerebbe coprire tutto. Ma noi ci diamo la lunghezza che ci serve, che non crea danno, però il resto ce lo andiamo a a incollare, rivestire, incollare, spessorare. Spessorato da 2 mm in Due. questo caso, sì, Del esattamente. rotolone grande, che è la grande scoperta del mondo. Più Allora, sì, rotoloni per tutti. per chi non ci conoscesse, Sara è solita soppalcare le sue creazioni, quindi noi consumiamo quantità esagerate di adesivo spessorato. E quindi nello shop trovate in vendita anche delle confezioni giganti, non soltanto i classici rotolini da 2 metri, ma arriviamo fino ai quasi 20 metri, se non erro. Sì, ebbene sì, siamo noi. Questa qua me la vado ad incollare subito, almeno lui lo mettiamo da una parte e facciamo le pagine. Benissimo. Questo lo dobbiamo incollare alla fine perché è dove andiamo ad ancorare tutte le pagine. Esatto, questo l'avevamo scritto anche nella dispensa. Questo è a filo, quindi è tutto a filo. Tutto a filo lo sto facendo vedere nel punto dove non è incollato. È tutto a filo in questo angolo superiore, nell'angolo inferiore no. Poi alla fine ci andremo, io sto aspettando perché voglio vedere se mi avanza un pezzetto di qualche carta, lo andremo a rivestire. Vedete l'angoletto che abbiamo, per farvi vedere, l'angoletto che abbiamo lasciato prima? È È questo proprio piccolo piccolo microscopico, triangolino. quindi dopo ci andremo a mettere una cosina. Allora, andiamo sulle pagine, qua mi devi supportare perché io con le misure. Allora, prima cosa lo voglio fare con il pad piccolino. Allora, sì, così lavoriamo con gli stessi strumenti che hanno loro, quindi dal pad 6x8 tagliamo 4 rettangoli 14x15 centimetri. Allora, voglio uno. Ma io sto ancora prima. Oh, sto cercando le carte. Siamo ancora alla scelta, va bene? Voglio Come tempo uno. ci siamo, quindi. Voglio due.
No, non sto cercando quelle sbrilluccicose. Anche voi avete, cioè chi ha acquistato il kit ha tutto un intero pad a Bolle. disposizione e quindi può scegliere di realizzarla nelle tinte che preferisce. Questa. Allora, ora vi dico con che criterio le sto scegliendo, perché con questo tipo di progetti, che le carte sono tutte visibili, c'è un criterio. Anche io ce l'ho un criterio in questo, penso. Strano. Molto, è tutto molto strano, tutto molto nuovo. Allora, perché una parte, scusa, mi serve il progetto. Questi si vedono di più e questi si vedono un pochino di meno. Poi dopo si vedono, però infatti lui stava qua. No, scusate, Così. la copertina è questa. Perché appunto uno è da un lato e uno è dall'altro. E poi dopo uno è da un lato e uno è dall'altro. Quindi mi sono andata a scegliere in modo da alternare, in questo caso ho voluto alternare i foil, quindi metterò farfalle e foil sotto. Giuseppina ha detto che nessuno si aspettava che tu avessi un criterio nello scegliere Hai visto? le Sorprendo, carte. Esatto, sorprendo. l'hai sorpresa. Ti ho sorpreso, Giusy. Ma io ti sorprendo sempre. Allora, e come taglio? Allora devi tagliare 14 per 15 centimetri. Allora, 15 già ce l'abbiamo. E 14. Qui basta ricordarsi il senso. Allora, Quindi. sì, poi diciamo che nelle collezioni che abbiamo scelto il 99% delle carte non hanno verso e quindi possono essere utilizzate tranquillamente per fare questo tipo di lavoro. Quindi anche dove ci sono le taschine, dove ci sono delle alette, senza problemi. Se Esatto. scegliete un tipo differente di carta, dovete invece soltanto stare un pochino Per attente. esempio, già che lo hai detto, questo è un verso, anche il ticket è un verso. Basta semplicemente stare attenti a come posizionare la carta. Ovviamente, se devo fare con un disegno in orizzontale, la carta vado a tagliarla in verticale e viceversa. Questo lo dico soprattutto per chi ha le prime armi. Allora, ogni Perfetto. quattro pezzi. Ora Benissimo, non mi devo adesso scordare come li avevo messi, scusami che ti sul interrompo. lato da 14, due Sì, che. fogli li cordoni a due. Sì, sono al contrario. A due? E taglia 14. Sì, che è già tagliato. Due così e due li cordoni a 12. Questa differenza dipende dal lato che si andrà ad incastrare sotto al nostro cartoncino 300 grammi. Allora, Sempre sulla Tiziana parte a chiede un 14. attimino in che senso. Che sta lavorando con noi? Che bello. Poi. Allora, intanto che ci spiega dove ha difficoltà, ricapitolando, possiamo dire che stiamo realizzando le quattro Alette. alette. Sei rimasta indietro, non ti preoccupare. Allora, stiamo realizzando in questo momento Le le quattro quattro alette. alette. Quindi semplicemente mi sono andata a scegliere le carte, a tagliare quattro carte a 14 centimetri per 15. Esatto, Il sono lato quattro perché vedete una, due, tre, quattro. sono speculari. Esatto. Il Quindi. lato in cui vengono cordonate dipende dal lato in cui si andranno a posizionare sulla nostra cornice. Quindi per quello alcune le abbiamo cordonate a due e le altre le abbiamo cordonate a 12. Quindi 2 a 2 e 2 a 12, Esatto. semplicemente.
la piega che si andrà ad infilare tra lo strato di cartonlegno rivestito con il cartoncino tinta unita e lo strato di 300 grammi rivestito con la carta patterned. Ovviamente. Quindi stai passando all'altra piega? No, sto capendo. Sul lato da 15 tutti quanti cordonati a 6. Sul lato da 15 tutti cordonati a 6. Scopriremo l'errore. C'è un errore. È un gioco. Prova l'errore. Va bene. E invece poi li andiamo a cordonare sul lato da 15 tutti a 6. Allora, io perché facevo prima anche a dirvi tutte a due e darvi un'unica cordonatura per tutte e quattro, perché ve le ho date diverse? Per il discorso di prima, per il discorso delle carte con il verso. Ora, in questo caso, io avrei potuto cordonare tutte a due, ok? Perché le mie carte non hanno assolutamente nessun verso. Con le carte con il verso, invece, aiuta tantissimo avere le misure già divise, soprattutto sulle cose speculari, perché ci aiuta a fare meno errori. Allora, una volta che abbiamo questo, guardate che cosa complicatissima, lo andiamo a piegare. Su quale lato? Sul lato da 14 cordoniamo due fogli a 2 e gli altri due a 12. Sul lato da 15 invece tutti e quattro li cordoniamo a 6. Ed è tutto scritto sulla dispensa, Tiziana. Esatto. Quindi poi anche se ti sei persa puoi tranquillamente rileggerli lì. E la dispensa è scaricabile in qualsiasi momento. Poi un'altra cosa è le carte con double face o meno. Quindi loro non mi sono double face. Io sto combinando. Loro non mi sono double face e quindi e vedete quindi... Sara Selia sta posizionando e sta guardando come le piacciono di più in base al lato in cui le dovrà andare ad applicare. Sara ha fatto un danno che avevo già notato. Hai cordonato sul lato, lato. Sì. Allora, la cosa che vi volevo dire è che controllate, soprattutto quando le misure sono piccoline. Sì, perché c'è solo un centimetro di differenza tra queste due. Andate sempre a controllare che state combinando. Io ho combinato, no, di un disastro, no, perché niente non si può risolvere con degli appiccichini. Voglio dire, sempre ragazze, è soltanto carta. Carta, quindi allora in realtà qua ho cordonato giusto sul lato da toccare, perfetto. Ah, questo era giusto, era solo quello. Solo quello? Eh sì, ma lui non mi è piaciuto proprio dall'inizio, come puoi vedere. Abbiamo litigato da piccoli. E... Va bene, siete rimasti un po' così. Sì, siamo rimasti un po' in cattivi rapporti. Allora. Prima di andarmi a creare le taschine, mi vado a fare tutte queste bellissime mattature interne. Che cos'è una mattatura? Una mattatura è andare con, eccolo qua, con un'altra carta fantasia, la si vede di più, eccolo, fantasia sopra il bianco e lasciarci un bordino bianco. Questo bordino qui prende il nome di mattatura. Questa cosa la vado a fare su tutti e quattro. Un po' perché non sono double face, un po' perché a me piace, gli dà pure un po' di movimento. Come me la vado a fare di solito? Mi vado a contare. A misurare la mia superficie, quindi che è 12x9. No, di più. Vabbè, 9 e 2, facciamo 9. E io mi vado a togliere sempre mezzo centimetro totale, quindi andrò a tagliare a 11,5x8 due pezzi. Questi altri due ci pensiamo dopo. Quindi
me lo vado a fare con tutte carte diverse, perché voglio dire, guarda Abbiamo quante la sono varietà 3. apposta, scusa, usiamola. Si 11,5. vuole assolutamente sì, lo sconto sul sito è per tutti quanti nella giornata di oggi e viene applicato automaticamente nel carrello, quindi non avete necessità di inserire codici. È applicato su tutto, ad eccezione delle ultime novità e dei prodotti già in offerta. Poi, iscrivendovi alla newsletter, se non lo siete già, ricevete un ulteriore buono sconto del 10%, che potrete invece utilizzare in qualsiasi altra data, una volta soltanto. E quello per oggi è del 20%, quindi 10% lo sconto di welcome, 20% lo sconto per oggi, in occasione dello Scrub Day. Ho fatto appunto con questa carta per farvi vedere che io avevo un avanzo, ma a me piace tantissimo questa carta. Non mi arriva fino a giù, non mi interessa. Me la vado a mettere con le cordonature più o meno uguali. Poi questa diventerà una taschina, quindi lo sappiamo solo noi. E mi vado a fare la stessa cosa di qua, che ho combinato. Già combinato, ho fatto la stessa cosa. Anche Come perché vedete, avete incolliamo visto? tutto quanto con la nuvola. Andiamo Sì. velocissimo in questo modo e la tenuta sarà perfetta. Oltretutto, non bagna nemmeno tanto la carta, a differenza di molte altre colle, e quindi non andremo a vedere quell'antiestetica bombatura sulla superficie. Altre due cose tecniche. Perché non me lo vado a fare qua? Perché lui andrà qui dietro. Quindi è assolutamente Quindi, inutile dare dello esatto, spessore in più. che mi dà solo fastidio. Adesso mi vado a fare la taschina. Cosa incollo? Nella parte più piccola, quindi la nostra taschina. Li facciamo i triangolini? Solo qui? No, fermo. Ok. Mi vado a... sì, qua sopra. Forbice. Stava qui. Non ho scherzato. No, ma l'ho fatta ora la Sì, è forbice. vero. Eccola. Mi vado a fare i triangolini. Stavamo pensando se farli o no, semplicemente per il fatto che sono di difficile visione, però è meglio averli perché almeno se ci sbagliamo, incolliamo un po' più esterne, comunque sparisce. Esatto. Come vado ad incollare? Questa, diciamo, non è la parte più difficile, però chi ha le prime armi è, dobbiamo essere abbastanza chiari. Andiamo. Questa striscetta me la vado ad incollare tutta. Invece, intorno, quindi dalla cordonatura, mi vado a fare. Vedete quanto è fine? Io vorrei farvi vedere anche, ma tanto ce la faccio. Allora, Nicoletta, tranquilla perché questi tagli li vediamo su tutte e quattro le pagine. Questa è soltanto la prima. Sì, mi ci sto soffermando di Quindi più, ma li vediamo su adesso li tutte. ripetiamo anche per le altre. E quindi lei è pronta per essere incollata e la metto da parte. Ora mi vado a fare lei. Lei Quindi la stessa ancora. cosa, larghezza di 11 e mezzo, altezza diciamo che intorno agli 8 state molto tranquille perché ho lasciato questo bordo, tanto non lo vede nessuno. Mi vado a fare i due angolini così, quindi li taglio, fino alla cordonatura sempre. Mi vado ad incollare questa cordonatura, mi vado a fare sempre due striscette di colla e chiudo anche lui. Esatto. Altrimenti poi gli abbellimenti ce li perdiamo di lato. E chiudo anche lui. E loro due sono pronte. Le altre due sono identiche, è solo che vi voglio far vedere la differenza, visto che con il double face ho l'opportunità di farvi vedere più tecnica, insomma, vi faccio Con la vedere. carta singola, non con la double. Ho Ha detto? detto con No, la no, double. ma vabbè, Ok. dietro è bianca, come prima. Allora, mi vado a tagliare anche qui due angolini, uno e due.
lo faccio anche nello stesso. Me lo vado ad incollare prima, anche perché qui la cordonatura sarà esterna. Quindi anche qui colla sull'aletta, strisciolina, strisciolina. Non cambia nulla. Allora, Daniela, non ti fare scrupolo, non c'è problema, ripetiamo tranquillamente. La diretta la potrai ricevere tra qualche settimana. Sarà disponibile via mail, la riceverete via mail, se non ho capito male. Mentre la dispensa, se scorri la chat, trovi direttamente il link, oppure lo trovi all'interno del nostro corso sul sito della Big Mind Academy, oppure puoi trovarla anche sul nostro sito all'interno della Creative Box, dove ci sono tutti i prodotti che stiamo utilizzando. Adesso l'unica cosa diversa è che le misure sono diverse e dobbiamo essere un pochino più precise, perché qua si vede. Quindi qui è 6 per, dovrebbe essere sempre 12, quindi vado a tagliare 5,5 per 11,5. Questi grandi pensieri, la misura è sempre la stessa. 5,5 per 11,5 e mi vado a prendere altre due carte. Quindi allora, sei. Valentina, di Cincio ce ne sono diversi modelli, sentiamoci dopo in privato, così ti do tutte le indicazioni di cui hai bisogno. 5,5, non mi serve un'altra carta. Avanzetti. Puoi contattarmi tranquillamente tramite mail, l'indirizzo che trovi sul sito, o tramite i nostri social, o se vuoi il numero di telefono di cellulare che è sul sito è il mio, quindi parli direttamente con me, che sono Laura. Allora, facciamo questo. E 5,5. Riprendiamo anche un po'. Cinque e mezzo per 11,5. 5,5 per 11,5. E mi vado a incollare zan zan. Però questo me lo metto qua. Sì, assolutamente sì. I contrasti non ci piacciono, proprio una cosa... Se vi piace la mattatura, la potete mettere anche nella parte che già la fantasia, perché è un peccato, non me la sento. Però... A presto, Monia. Poi nel caso volessi realizzarlo prima che ti arrivi la diretta, contattaci pure e ti diamo indicazioni, non preoccuparti. Ecco qua. Cinzia, diciamo che questa è la velocità che credo abbia soltanto Sara o poche come lei. Io sono come te, ci penso un miliardo di volte. Stando vicino a lei, piano piano sto imparando che appunto carta. È carta, e quindi se si sbaglia non è poi così grave, c'è sempre un appiccichino pronto a venirci in aiuto. Però sì, Sara, veramente senza pensarci. Pad nuovi, pad che ne ha pochi fogli. No, però vi devo ogni dire, volta io ho un tuffo al cuore. Vi devo dire che ho avuto un problema. Dov'è? Con lui era. Con questo pad. Perché non sapevo da dove tagliare. Talmente tanto colorate. Belle. Esatto. Sì, allora, diciamo che questo è molto nelle nostre corde. Io e Sara abbiamo i contrasti e le cose estremamente colorate. Vado. Allora. Anche se, come vi dicevamo prima, verrà benissimo questo progetto, anche se vorrete usare delle carte molto più romantiche, piuttosto che vintage. Allora, mi vado solamente a decidere come metterli. E io credo che farò così. No. Così. Sì. Così lasciamo una metallizzata da una parte, una metallizzata dall'altra. Sì, mi sembra più... Allora, una volta che ho deciso... Hai ragione! Tolgo tutto. Si parte prima da quelle che vanno in fondo, quindi tolgo le altre due. Grazie, ragazze! Che bei complimenti! Ma io me li leggo dopo.
vado ad incollare. Qualcuno sta dicendo che tu non sei umana. Se ne sono accorti anche loro. Giusto. Lo so che è giusto. Allora, No. vado. Sì, vi aspettiamo in bottega. Vado. Questa cosa è importante. L'incollaggio sembra facile perché abbiamo le lette. È facile in realtà, ma la cosa importante è andare bene a viziarsi questa parte perché c'è questa doppia letta che non è un problema, ma se si vede a me mi tremula l'occhio. Quindi andiamo a fare l'altro. Quindi lo appoggio, vedo dov'è, mi piace, sì, mi piace, La colla fantastico. che stiamo usando è la Nuvo Lungo. Deluxe ed è una colla vinilica. Sei emozionata, non usciva più. È una colla a base vinilica con un beccuccio sottilissimo, rapida asciugatura, completamente trasparente una volta asciutta. E soprattutto opaca, a differenza di tutte le altre viniliche. Ecco, vedete, adesso Sara è andata a togliere, come vi dicevo prima, Sì. l'eccedenza di colla proprio con la pieghetta. E a differenza delle normali pieghette in vendita, su questa poi la colla verrà via con estrema facilità. Un Vado a fare la stessa po' cosa come con le la letta padelle di che sopra. usiamo, in Teflon, la stessa cosa. Eh sì, vado a farmi questa cosa qui. Perché non mi sono tagliata questo angoletto? Magari a qualcuna può venire in mente, mi è venuto in mente a me ora, ma c'era un motivo e che non l'ho tagliato neanche negli altri. Il motivo è maggiore stabilità. Valentina, non è mai troppo tardi. Ci saranno sicuramente tante, tante occasioni anche d'ora in avanti di fare delle cose insieme, perché Valentina dice che le dispiace di averci conosciuto soltanto ora. Ma Ma queste guarda, occasioni, vedi, tranquilla, servono anche a questo. sì, anche perché ci puoi iniziare a seguire, facciamo, anzi, proprio prima della diretta ho lanciato il gioco della settimana su Instagram. Ah, ok. Abbiamo un sacco di, tutte le tag super rose. Vabbè, scusate. Sì, perché tutte le settimane su Instagram, intanto che tu finisci l'incollaggio, io lo spiego, abbiamo un giochino collegato con il progetto che facciamo invece il giovedì su Facebook. Facebook. Praticamente potete partecipare andando a Scrapplifter. Già Scrappi perché no, ogni volta che dico questa cosa mi si incespica la lingua, a scrappliftare la nostra creazione e andarla a pubblicare su Instagram. A fine mese, tra tutte quante le partecipanti, verrà estratto un buono acquisto che riceverete per gli acquisti in negozio. Ti vedo perplessa? No, 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 ti sto aspettando. Ah, Allora, ok. una volta che sono andata ad incollare, la più stabilità che vi dicevo è che noi andremo a fare questa cosa tantissime volte. Ora, non si scolla, non succede niente, però almeno non ha l'angolino nella parte inferiore che se si scolla ti si scolla mezzo pezzo. Se invece qua si scolla un pezzettino e poi tu incolli subito dall'angolino. E diciamo che è più una protezione mentale che reale, nel senso che comunque con la Nuvo non si scolla. Perché appunto quello che diciamo sempre è che se vogliamo fare una cosa duratura è meglio usare la colla piuttosto che Il il biadesivo. biadesivo, soprattutto se abitiamo a Roma e il caldo Oh sì, ci fa spada. assolutamente, il biadesivo risente moltissimo delle Allora, temperature. adesso andiamo a mettere questo qui. Che possiamo metterci la colla, possiamo usare lo spessorato. Io userò La colla. la colla. Mamma E mia. ogni tanto mi tocca arginarla, Io userò la colla. No. Dai, lì non serve che diamo dell'altro spessore. Se ne occupa tutto il mobile. Vabbè, se volete usare lo spessorato, usatelo. Ma se poi uno lo vuole mettere su una mensola invece che sul mobile, non c'entra più. E Oh. sì, se la fai troppo spessa. Mi tarpano le ali, mi ah, Sì, ti Mayday, pare. Mayday. Ti pare vero. Allora, andiamo qui. Allora, in realtà abbiamo un po' di tempo per decorare, vero? Sì, abbiamo ancora Perché in qualche realtà lui ha minuto. finito. Ci manca anche qualche pinzettina. Sì. Abbiamo finito, andiamo a fare la copertina. Vi volevo dire giusto due parole sulla decorazione e la copertina soprattutto. Perché anche se poi si aprirà, vedete nelle varie interpretazioni
copertina ha sempre un suo senso, è sempre bilanciata. Soprattutto chi ha le prime armi, secondo me, è il caso di spenderci un paio di paroline. A parte che saremo disponibili, come già abbiamo detto, per Qualsiasi dubbio, qualsiasi cosa. qualsiasi E info, poi qualsiasi vogliamo cosa. vedere un sacco di happy frame. Taggateci su Instagram, su Facebook, insomma, dove volete. Allora, a parte questo fiore qua, l'impacco, non mi vedo, non sono più in punta. Fiori, fiori ovunque. Allora, qui ho deciso di mettere il fiore grande e qui ci metterò il mio titolo, che è questo. Facile, facile. E mi serve anche qualche altro spiccicello perché se no mi sento male. E sì, comunque volevo informarvi che noi questa collezione l'abbiamo aperta proprio su tutta. Sì, non ci siamo fatti mancare No. nulla. Quindi mi vado a spessorare il titolo perché boh, va bene tutto, ma fino a un certo punto questo va spessorato. Insomma, se non No, no, spessori. lì spessora pure, tranquillamente. Se non spessori, godi solo a metà. Come le Fonzie. Ok, è Ecco. partita. Ok. L'altra cosa che ora ho ucciso 10 Sì, scrapper con esatto, questa stavo per cosa. dirlo io. Una scrapper se ne andò. Allora, perché io taglio le decal, gli stickers, tutto quello che mi capita a tiro? Perché lo sdoppio semplicemente. Ora vi faccio vedere. Che ne avevo proprio uno qui. Ora io metto questo, metto Celebrate, metto la casettina. Prima cosa, il sotto della casetta lo possiamo mettere qui, che a me piace molto, che prima non ci sarebbe entrato. Esattamente. Seconda cosa, ridono perché ho ucciso una Sì, scrapper. esatto. Come potete, ora muoiono Stanno se li faccio vedere. scrivendo che sono morte. Ora vi faccio vedere questa cosa, moriranno. Come vedete negli stickers, io ho degli stickers mozzati. Lei ha perso la sua metà, ma la vorrei usare chissà dove. Vabbè, comunque, sono degli stickers mozzati perché? Perché mi aiutano a riempire più superficie. Se io metto mezzo stickers sotto la scritta, non si vede e lo spreco, lo perdo. Più che spreco, lo perdo. Che poi ne metterei sovrapposti 10.000, quindi che dicono? Giuseppina, che hai trasformato una villetta ad un piano in un condominio. È possibile, già ci stiamo lavorando. Allora Siamo sulla buona metto strada, un sì. bel cuore. Ci serve una cosa qui, è troppo statico. Adesso ci uscirà Un fuori. bingia quello qua. È perché abbiamo anche Silvard. Comunque, se eravate preoccupate che non avevamo bellini. Qua, quest'angolino, guarda quanto è fashion. Tiro, ormai tiro. Ho capito che il tempo stringe, quindi tiro cose. Dai, Metto credo che anche. 10 minuti li abbiamo, giusto? Se non sto. Sì. Ok, guardate quanto sono carini questi bottoncini. E forse non sono la persona giusta per dirvi come equilibrare una copertina. No, allora, qui mi sono già data un po' al maxi incollaggio. Qui ho il titolo e dei fiori, ok? Quindi la cosa sarebbe spostare un po' di qua perché questa parte io già ce l'ho bella pienotta. Quindi sposterò appunto dove L'attenzione. l'attenzione un pochino in qua, tipo così. Sì, avremo bisogno di un'altra scritta che di solito sono per esempio dei sottotitoli delle scritte più piccine, no? Che vanno spessorate, forza. No, non è vero, non Poi vanno con spessorate. queste carte non è difficile trovarle perché contengono talmente tanti colori al loro interno che qualsiasi avanzo di altre collezioni si può tranquillamente adattare. Allora, sto per usare una cosa che era degna di nota, nel senso sto usando uno stickers con lo spessorato dietro affinché lui non si incolli. Quindi lascio ancora la protezione sullo spessorato e con l'antistatico, che è questa polverina,
che ci fa togliere sia l'adesività, ma si usa anche per prima di mettere la polvere da embossing. Quindi lei ci antistatica tutto. La ci antistatica comunque è un altro termine molto interessante. Poi guarda che carine queste striscioline. Ok, tolgo. Allora, questa cosa comoda di American Craft è di metterli tutti attaccati. A me mi è molto comodo perché me li perdo. Ma allo stesso tempo un Poi po' di dopo sì, stress. esatto, perché devi andarli a rifinire. Però comunque preferisco, nel senso, vedete, loro mettono tutte le striscioline insieme e io che mi perdo anche la mia testa non fosse attaccata al collo. Mi è molto comodo. Sto alzando un po'. Ah, caruccio, Molto sembra un po' un carino, ciuffo. sì. Un ciuffo così un po' a ribelle, non vedono quello che sto facendo, però quindi questo. Direi che abbiamo bisogno di cosa? Di un'altra, delle mollettine. Allora, Una una e di mollettina. una taglina per Sì, fargli ecco, infatti io vedere. stavo per dire, io inizierei a fare qualche tag da mettere nelle varie tasche, altrimenti quella più lunga, la misura era questa. Quindi questa ce la rimettiamo, questa la possiamo inserire qua. Come vedete si possono, per esempio, a me questa mi piace da morire e me la sto tenendo così, con un bel buchino, questa dietro ci si può mettere Una una foto, foto, love, esatto. con la foto dietro. Già nella Facciamo vedere come collezione. creiamo le tag con Sì. qualcosa della collezione. La pinzetta poi si mette, niente, magari si acchiappano tutti e due. Si mette. Allora, Ok. le taghine. Pelo, pelo, eri quasi fuori campo. No, che lo sai che mi scombussola lassù. Allora, le taghine in realtà è molto divertente, soprattutto se le dobbiamo fare come vogliamo noi. Dobbiamo prenderci un'altezza, ok? Quindi se le dobbiamo fare dritte ci prendiamo un'altezza 9, quindi noi le faremo di 8 massimo. Poi, per esempio, se io la lascio 8, no, questa è 7,5 per 8, che una foto ci entra bene. Faccio un triangolino con l'angoletto, me lo rigiro, Quindi speculare. Cinzia, ti speculare. rispondo tra pochissimo, solo per non interrompere Sara in questo momento. Faccio un buchino con la Con la crop, croppa la prendo grazie. io. Faccio un buchino e la taghetta è pronta. Posso andare a usare tutti i miei abbellimenti. Prendi anche un punch circolare che gli voglio far vedere una cosa. Certo. Allora, intanto ecco a te la croppa. Grazie. L'appoggio qui. Lo vuoi grande, piccolo, medio? Piccolo e medio. Allora, Un'altra cosa da fare sono questi quadratini che possono essere. tu mi hai chiesto una cosa, a me sono venute 1,5 miliardi di idee, quindi te ne porto ben E quattro. anche del twine. Sì, brava, tutto Ben quello che quattro. volevo. Sì, tutto quello che Ah, volevo. guarda un po'. Allora, Ora ve le facciamo vedere, quelle che ho preso. l'altra idea è quella di usare i quadrati della collezione sempre da andare a mettere qui, e poi ovviamente per andare a bucare si mette il twine, che è il Allora, grazie. anche il foil non ci piace, non lo usiamo mai, ce l'abbiamo in 8.000 colori. L'ho già messa lì, ci hai appoggiato sopra la taglierina. Ok. Allora, partiamo con ordine. La prima cosa è che qui taglio. Se ho un abbellimento che mi piace, un pezzetto di carta che mi piace assai, 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 lo prendo. Qua a me tu dimmi cosa non mi piace.
Ancora lo devo capire. Allora, intanto che tu scegli, io rispondo a Cinzia che ci chiede qualche consiglio sulle forbici. Le forbici sono una cosa molto, molto personale. Noi stesse che amiamo ritagliare, sia io che Sara, utilizziamo diversi tipi di forbice a seconda di quello che dobbiamo fare. Quindi tanti ritagli dove bisogna seguire bene i dettagli, li andiamo a fare con le forbici di Tim piuttosto che con la forbice rosa di Nelly Choice. Il fatto del no sticky è un discorso un po' relativo, nel senso che se usiamo le forbici per tagliare il biadesivo, comunque una parte del collante si fissa sulla lama. Le forbici no sticky sono molto più facili da pulire rispetto alle altre, ma non è che non fanno proprio aderire la colla, è semplicemente che poi a volte anche proprio soltanto con un pezzetto di carta passandolo sulle lame si riesce a togliere. Quando l'adesivo, dipende anche dal biadesivo che si usa ovviamente, è un pochino più persistente, allora si può usare un solvente su un panno per andare a pulire la lama. Allora, io vado a bomba che voglio utilizzare tutti i minuti che ci restano. Sono andata con questo pancia a tagliarmi dal pancia della Wear, giusto? Sì, esatto. Sono andata a tagliarmi questo un salvabuchi colorato con gli avanzi della carta e me lo vado a mettere qui. Una volta messo, vi faccio vedere semplicemente questo twine. Si mette. Quindi lo pieghiamo a metà, facciamo passare il cappio all'interno del buco e poi dopo gli altri due pezzetti li facciamo passare all'interno del cappio. Questi già pronti, basta semplicemente andare a bucare dove è bianco. Vi facciamo vedere anche come si usano le cose già della collezione, che stanno anche, c'è qualcosa anche sul pad piccino, insomma. Sì, sì, ce ne sono diversi. Le altre cose che vi vogliamo far vedere, ovviamente anche su questi è sempre quello che vi dicevo prima, è sempre lo stesso, ok? Quindi anche se è un abbellimento squadrato, una porzione di carta, andiamo noi a fare il foro, lo evidenziamo con il salvabuchi. Laura intanto ci mette tutte le... I twine, se ti va. Sì, benissimo. Anche se ti va di farti qualche... Sì. Buchettino. Niente, a me piace tanto, ma vi dovevo far vedere esatto. Niente, ormai parliamo insieme. Allora, l'altra cosa da farvi vedere è questa. Prendo un altro pezzetto di carta e con lui, che è un punch che fa i tab, mi posso andare sempre con gli avanzi. Vedete che io ora vi sto parlando solo di avanzi, perché sono tutti dettagli che richiamano la collezione all'interno del mio pad. Con una, ecco questo qui, un altro abbellimento squadrato, io mi vado a piegare, mi faccio il suo tabbino di facile. Ok. Guardate un po', questo poi lo metto qua e quindi lui si acchiappa così, senza bisogno di twine. Laura sta girando con un punch. Sì, ma non lo dire. Non l'ho detto. Perché ha vinto il punch. Non è vero. L'altra cosa è... Dov'è il pezzetto? Oh, ora sempre gli stessi avanti. No, ecco. Andarmi a tagliare un pezzo, ho creato il panico intorno a me. Ragazze, giusto per per rompere, allora manca un quarto d'ora, quindi organizzatevi insomma in base a questo. Ah, ok, fantastico, io pensavo molto di meno, ma mi rilasso un attimo. Abbiamo finito in realtà. Mi stavo sbrigando per fargli vedere tutti i vari utilizzi. Che bello, così possiamo rispondere anche ad un sacco di domande se ne avete.
Allora, una cosa potrebbe Se essere, avete altre appunto. domande, ragazze, fatele ora, così Ora. abbiamo tempo di vederle con calma. E ricordiamo a tutti lo sconto del 20% solo oggi sul sito di Lucky Art Shop. Perfetto. Grazie. Sono andata con il punch tondo a togliere gli angoletti in questo modo per andarmi a ricreare quelle che sono già all'interno della collezione. Vedete? Loro già c'erano, io l'ho finita perché l'ho messa lì, me la rifaccio. Sì, magari un po' più piccola. Aiuta in tutto questo prendere delle misure, Elena. Invece Comunque. che farle così a caso. Però guarda, lo mettiamo qua. Qua Hai ci sta visto? perfetta. L'altra cosa che vi volevamo far vedere è lo stondangoli. Quindi mi vado a prendere sempre un pezzettino di carta, pure quadrata 7x7, ormai sono nel minuto quadrato. Me la vado a stondare. Visto che in questo caso non ho un abbellimento davanti, non vi preoccupate, ce lo andiamo a mettere. Dov'è il problema? Forbici? Ah, No, la colla, eccola. scusa, te l'avevo tolta io. Cuore, questo. Crop. E qui ho preparato Allora. un'altra taghina. Carina. Perfetto, così ci faccio anche qui. Allora, come si chiama questo fustellatore per fare la parte sopra dei tag? Immagino tu intenda questo ed è un tab punch. Trovi anche lui sul sito. Intanto mi vado ad abbellire anche gli interni. Quelle alette che stanno dentro non uso tanto spessorato, anche per ricordarmi che loro sono quelle interne. Allora, Cinzia ci chiede qualche consiglio sui punch. E allora, i punch più comunemente in vendita sono punch che tagliano carta e la tagliano in genere fino ai 250-300 grammi, arrivano soltanto i punch più professionali. Si trova qualche cosa in vendita della Wessen che taglia anche la crepla, ma sono molto più rari da trovare. Punch base, secondo me, dei cerchi, perché il cerchio lo possiamo utilizzare anche, lo mettiamo uno a cavallo di una. Sì, stavo. Allora, non questa qui che mi hai dato, ma ad esempio potremmo farlo su quel rettangolino, non ho il colore giusto. Aspetta, ho Perché ad trovato. esempio, se non abbiamo per rifinire i fori come con questa pancia qui, possiamo semplicemente andare a fare un ritaglio con il pancio circolare. Qua. Lo pieghiamo a metà. Allora, una volta che ce l'ho, lo piego a metà e Ed ecco qui che ho decorato la mia tag. posso anche acchiapparla. Quindi, secondo me, il Sì, punch con i cerchi circolare è è. assolutamente molto molto comodo. Oltretutto, il punch rispetto alla fustella è anche tanto più veloce da utilizzare. Quindi, se abbiamo bisogno di un abbellimento, di una decorazione al volo, sicuramente ci aiuta molto. E poi lo stondangoli, sì, sicuramente. Sì, lo stondangoli è comodissimo, molto molto comodo per tanto qui a Poi lui. adesso ecco, ci sono queste versioni 3 in 1 con diverse angolazioni di taglio. Questo è soltanto uno dei tanti che potete trovare sul sito, ma sono comodissimi per creare le tag, ma anche per rifinire proprio le pagine. Sì. Non è il caso di questo progetto, però tante volte può essere carino, no? Vedere la stondatura sul bordo del foglio.
Allora, noi ci siamo, abbiamo quasi finito. L'ultima cosa da fare è questa qua dietro, quindi mettere un abbellimento laggiù che ce lo stavamo scordando e ci metterò questo arcobaleno. Allora, questo degli occhiali, Barbara, non ricordo esattamente il nome, al limite se mi vuoi contattare più tardi per messaggio ti mando il link. Ne dovremmo avere anche un paio sul sito di diverse marche. Sì, io mi sto tagliando il D-CAT giusto per Sì, ero un distratta, spero che pezzettino. tu l'abbia fatto a favore di camera. Ok. Sì. E poi vado a tagliare questo triangolo che mi ridici la misura iniziale? Ce l'hai sulla dispensa? Allora. No. Di questo, sì, di questo 14 per 20 e mezzo. Ah, ok, scusami. Eh sì, perché ci aiuta. Assolutamente sì. E me lo vado a tagliare a metà. Andando a togliere anche qualche millimetro, Esatto, perché così però lasciamo la prima me mattatura. lo taglio a metà. Ok. E poi, che è più controllabile, vado avanti fino al primo, quindi è mezzo pollice in realtà, ma mi accomodo col pollice semplicemente perché vedete che ha la riga sulle quasi tutte le taglierine Un quarto di pollice. in realtà. Un quarto, mezzo Sì, è laggiù, sì. mezzo tanto. Un quarto, rettifico. E me lo vado a mettere zan zan. Quindi attaccato il Ecco qua. più possibile con la Così mattatura. lasciamo. Guarda, non sei a favore di camera, quindi tieniti un po' inclinata. Esatto, così forse ti vedono meglio. Perfetto. E riprendiamo lo stile della mattatura anche sul retro, così, in questo modo. Esatto. E la mattatura, eh sì, la mattatura e il retro non ci rimane sguarnito. Perfetto. Giochiamoci finché loro due siano Uguali. uguali nel senso occhio sempre, ma a occhio occhialmente uguali. E mi vado a sistemare tutto ciò molto difficile. No, così, così. A sistemare il D-CAT semplicemente spingendo in dentro, tipo un po' patchwork. Ok, Vabbè, posso sì, rubarti la forbice intanto, un così chiudo pochino. anche l'ultima tag. Quindi, questo in realtà io ho ancora questo avanzato. Ma non sia mai che lasciamo l'abbellimento così sperduto sul tavolo. Quindi mi prendo un'altra. Poi vedete che le collezioni hanno tanti, ma tante card già pronte. Che la foto dietro ci sta benissimo e che noi possiamo semplicemente, vedete, io sto semplicemente tagliando il bordo, non in modo dritto, tra l'altro. Basta tagliare storto. Questa me la rifino un pochino. Ok. Avevo detto con questo e non con la mano. La colla non ce l'ho io. Bello, siamo riusciti anche con tutti gli abbellimenti. Molto Ottimo. Questo cerchietto non è fissato, ma va bene lo stesso. bello. E io ho cancellato una scritta, non volevo. E allora Quindi, mettiamo un bordino. esatto, vedete? Io ho fatto una cosa che non è proprio, ma cippico cippico. Problema risolto. Fatto. Magari se non strappate.
come ho fatto io. Ma prima. Usate le forbici, è meglio. Ora è più carino. Viene un pochino più rifinita. Questo lo mettiamo qua. Questo ci metteremo, anzi, ci mettiamo subito un po' di twine. No, se me lo dai, lo metto subito. Vai. E questo è, allora, no, scherzavo. Allora, facciamo un ordine, almeno mentale. Siamo pieni di cose sul tavolo. Ok, ora sembra che sia tutto in ordine. Perfetto. Perché non vedete il tavolo. Allora, ecco a te. Concludiamo, il progetto è concluso. Eccoci qua. Lui si apre, la pinzettina si può mettere anche sotto, ovviamente, ma in realtà basta sollevare leggermente una tag e farla andare sotto l'antina e rimane chiuso da solo. Piccolo trucco. E qua ci possiamo mettere. Io qua non ho messo abbellimenti semplicemente perché rispetto alla foto che scegliete, voglio far vedere questa? Sì, voglio far vedere sia questo che. Una volta che ho scelto la foto ci sono andata intorno, sia questo che invece ho fatto una scelta diversa, ovviamente per farli differenti, ho scelto direttamente una carta che ha un disegno enorme, per cui io qua la foto non ce la metterei proprio. Quindi, bellissimo ragazze, complimenti. Bravo.